Mi basta il Carpegna, diceva sempre Marco Pantani, quando doveva verificare la sua reale condizione fisica prima di una grande stagione. Al grandissimo campione di Cesenatico bastava inforcare la sua bicicletta e avviarsi verso il Montefeltro per testare la gamba, per poi affrontare l'impervia salita che dal Cippo conduce al Monte Carpegna. Già da anni questa zona è costellata di scritte che ricordano il pirata, tra cui una scultura e un memoriale. Ogni anno tantissimi appassionati e non solo vanno a Carpegna per provare l'ebbrezza di cimentarsi su quelle strade dove correva Pantani. Per questo motivo l'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Mirko Ruggeri, lo scorso 23 febbraio ha deciso di intitolargli il punto di svalico del monte, il primo in Italia dedicato al campione scomparso il 14 febbraio del 2004. L'amore per uno dei più grandi ciclisti di tutti i tempi, capace nel 1998 di vincere la coppiata Giro e Tour de France, che non era riuscita nemmeno alla leggenda Gino Bartali, non è mai scemato. Troppo forti le emozioni che tanti amanti del pedale hanno provato seguendo le sue gesta negli anni 90, quando gettava via la bandana per scattare solo al comando con le sue proverbiali progressioni lungo le salite più impervie. Sabato 25 marzo il sindaco Ruggeri, il collega di Cesenatico Gozzoli, gli amici del fan club, le autorità civili e sportive di Marche e Emilia Romagna hanno partecipato allo svelamento della targa insieme ai genitori Tonina e Paolo. Un momento particolarmente toccante, coordinato dal giornalista Beppe Conti, una delle penne più apprezzate del ciclismo internazionale e commentatore di tante gare vinte dallo stesso Pantani. Il Carpegna è da anni una sorta di santuario del ciclismo e dello sport, perché sono tanti appassionati che partendo anche da Cesenatico si fanno tanti chilometri solo per vedere dove Pantani si allenava. Era quindi doveroso intitolargli il passo. Tutto questo è stato possibile anche grazie al coinvolgimento di Gabriele Menghini, che da anni si adopera per portare le grandi corse ciclistiche nelle Marche, dando visibilità ai suoi bellissimi comuni e a tutto il movimento delle due ruote. L'amore degli italiani, soprattutto dei marchigiani e dei romagnoli, nei confronti di suo figlio è un amore senza fine. Ma non solo gli italiani, anche all'estero, tanti, tanti, tanti. Sono almeno, non è mi ripaghi tanto, però è già qualcosa. Quando tornava a casa dopo aver scalato il Carpegna, che le diceva mai Marco? Ma no, io, noi di biciclette non parlavamo mai noi due, noi parlavamo di altre cose. Però tante volte l'ho visto, l'ho incontrato sulla statale, che veniva sul Carpegna, che dicevo, ma dove va con tutte queste macchine che passano qua? E stava venendo su qua. È sempre tanta emozione ricordare suo figlio e vedere quanto è amato da tanti appassionati. Sì, vuol dire che ha lasciato qualcosa, vuol dire che ha dato qualcosa al ciclismo, Marco. Queste sono le strade di Marco, eh? C'è anche la corsa proprio per i giovani, perché vogliono ripercorrere le sue orme, questo è il nostro augurio. Beh, questo mi fa anche molto piacere, mi fa piacere, però vado sempre nella polemica io. Questi ragazzi devono essere più protetti. Io ho smesso di guardare un po' il ciclismo, però i giovani mi piacciono, ma vorrei che, cioè, la federazione sono i suoi figli, d'altronde noi diamo i nostri figli a fare lo sport e devono proteggere loro. E questo per Marco non c'è stato. Sindaco, alla fine ce l'avete fatta a intitolare questo passo a Marco Pantani, se lo meritava, perché il Carpegna era casa sua. Sì, il Carpegna era casa sua e guardate, vi dico questo, qui sono passate, è passato il Giro d'Italia, hanno fatto l'arrivo, hanno fatto i passaggi, è passata la Tirreno Adriatica, sono passati tanti ciclisti, però dobbiamo riconoscere che chi veramente ha dato notorietà a questa strada è sicuramente Marco Pantani. Cioè lui qui è diventato un mito, una leggenda, non è neanche un ciclista, veramente per questi posti è una leggenda. I ciclisti che passano qua non dicono andiamo a fare il Monte Carpegna, dicono andiamo a fare la salita Pantani. Quindi direi che era doveroso intitolare questo posto a Marco, assolutamente doveroso. Abbiamo trovato la strada per farlo, abbiamo chiesto alla famiglia se era contenta di questa cosa, loro hanno subito sposato l'idea con una grande felicità, devo essere sincero, Tonina e Paolo hanno subito espresso la volontà che venisse fatto e quindi ci siamo adoperati e siamo arrivati a questo risultato, che è un bel risultato e ci dà molta soddisfazione e sinceramente mi emoziona.
non solo il passo ma anche una corsa che unisce due comuni che ormai sono gemellati nel nome di Marco, Cesenatico e Carpegna. Esatto, cominciamo anche questa collaborazione. Io ho conosciuto il sindaco di Cesenatico, Matteo Gozzoli, l'ho conosciuto appunto in occasione dell'organizzazione di questa gara che avrà luogo il 23 di aprile, lo ricordiamo, partirà da Cesenatico, quindi da dove è nato Marco, e arriverà qua. E quindi chiaramente questi due paesi hanno collaborato per l'organizzazione e io penso che da qui in avanti si possa solamente continuare questo gemellaggio che può portare solo cose buone. Tutti i più forti ciclisti saranno presenti il 23 aprile perché nessuno vorrà mancare tra gli under 23 all'appuntamento che ricorda Pantani. È proprio così, ricordo che ci sono 210 iscritti, sono veramente tanti, mi dicevano gli organizzatori, quindi Gabriele Menghini e Marco Selleri, che ci saremmo fermati a 180, non di più, però poi erano talmente tante le insistenze che siamo arrivati addirittura a 210. Ci saranno tutti più forti ed è bello che ci siano proprio i giovani su cui il nostro ciclismo dovrà puntare per il futuro. Speriamo insomma che nascano altri Marco Pantani, non sarà facile, ma insomma l'obiettivo è quello chiaramente di far crescere questi ragazzi nel miglior modo possibile e secondo me percorrendo queste strade verranno sicuramente ispirati. Non capita spesso di avere un consigliere regionale così patito di ciclismo, così appassionato, lei sta facendo molto per portare grande ciclismo qui, soprattutto l'entroterra da cui proviene, un entroterra che però ha amato tantissimo e continua ad amare Marco Pantani. Lei l'ha definito questa è la terra di Pantania, proprio perché unisce l'Emilia Romagna e le Marche nel nome di un grandissimo ciclista. Certamente, lodevole è l'iniziativa del comune di Carpegna di intitolare e mettere appunto nella toponomastica questo passo intitolandolo a Marco Pantani. Questo monte, come diceva Marco, gli bastava, a noi non basta mai il suo ricordo, siamo qui appunto per celebrarlo insieme appunto, come dicevi tu, alla Pantania, queste terre di confine emiliano-romagnole e marchigiane che qui si uniscono all'insegna di questo grande campione. Non solo però diciamo l'intitolazione del passo, ma anche una nuova competizione sulle strade di Pantani che nasce appunto grazie alla Regione Marche, grazie all'Emilia Romagna e che si svolgerà qui in questi luoghi da Cesenatico a Carpegna il 23 di aprile. Grande impegno anche da parte di Gabriele Menghini che continua ad adoperarsi per il grande ciclismo qui nelle Marche che poi tra l'altro promuove il territorio, quindi è un biglietto da visita a livello turistico non secondario. Sì, Gabriele è un grande, una persona che sta dando e ha dato tanto al ciclismo marchigiano e non solo. Nasce da lui l'idea sulle strade di Pantani e noi come Regione Marche abbiamo subito voluto accoglierla e realizzarla appunto insieme anche all'Emilia Romagna, insieme a Datim e a PT, quindi ecco, la sua idea si è concretizzata, la sua passione ha fatto sì che questo monte fosse di nuovo protagonista del grande ciclismo, perché comunque questa è una corsa under 23, sarà una corsa under 23 molto importante dopo la tappa che si è svolta grazie sempre a Gabriele Menghini lo scorso anno della Tirreno Adriatico a Pecchio Carpegna, che è stata la tappa regina e che ha visto trionfare qua Pogacar, spinto dalla memoria e dallo spirito di Marco Pantani sopra questo monte. È stato veramente un bel momento di sport riconosciuto a livello internazionale, ecco. E noi vogliamo continuare su questa strada per promuovere insieme allo sport anche il nostro bellissimo territorio interno che è il Montefeltro. Un unicum è stato Marco Pantani insieme a Coppi, l'unico ad aver fatto l'accoppiata, era il 98, sembra ieri, ed è un po' difficile anche questa inaugurazione perché il tempo non passa mai quando si ricorda Marco. Certo, e soprattutto sembra ieri, ma più nessuno riesce a fare quello che ha fatto lui, ma non dico di italiani, perché come hai detto bene Coppi e Pantani sono gli unici italiani che hanno vinto il Giro Tour lo stesso anno, che a mio avviso è l'impresa più grande del ciclismo, quindi non sono riusciti Bartali, Gimondi e tutti gli altri che sono venuti dopo.
ma neanche gli stranieri. Noi abbiamo questi giovani duellanti che sono splendidi, Van Der Poel, Van Aert, soprattutto Pogacar, Vingegaard, uomini da tour, ma che non tentano neppure per adesso di far giro e tour, perché l'impresa è l'impresa tremenda che Marco Pantani è riuscito a realizzare. Quindi Marco resta nei nostri sogni sicuramente. Ecco, questa è una bellissima gara, Cesenatico, Carpegna, soprattutto perché i giovani devono avere delle opportunità. Di solito i classici circuiti, finalmente gli under 23 potranno gareggiare su una gara da Giro d'Italia. Certamente, benemeriti quelli che lo hanno immaginato, pensato, realizzato. Io so che nelle Marche, nella zona di Osimo e zone limitrofe ho tanti amici e sono veramente bravi e propagandano il ciclismo alla grande, e sicuramente chi vincerà questa gara, mettiamogli gli occhi addosso, perché sarà sicuramente, è un talento di sicuro, perché è impegnativa, due volte il Carpegna nel finale, è una gara impegnativa ed è una gara di mille suggestioni, perché partire da casa di Pantani, arrivare sul passo Pantani è sicuramente un momento molto molto toccante, perché io ripeto, io ho vissuto tutto il Pantani, da quando era dilettante fino a quando ci ha lasciati, se n'è andato, ma ti emoziona sempre. Anche noi che siamo addetti ai lavori, ti emoziona sempre parlare di lui e vivere di questi momenti. Nel tardo pomeriggio tutti i presenti si sono spostati all'auditorium di Carpegna per la presentazione della gara ciclistica per Elite Under 23 sulle strade di Marco Pantani, che si terrà domenica 23 aprile. Grazie al sostegno della Regione Marche e della Regione Emilia-Romagna e con il patrocinio di Comune di Carpegna e Comune di Cesenatico, e grazie all'infaticabile Gabriele Menghini che ha curato la parte organizzativa, il pirata verrà ricordato anche con una corsa che porta il suo nome e che vedrà la presenza di tanti giovani pronti ad imitare le sue gesta su quelle strade che tanto amava. L'organizzazione tecnica è curata da Extra Giro, diretto da Marco Selleri e Marco Pavarini, il gruppo che ha organizzato i campionati del mondo 2020 e che ha rilanciato il Giro d'Italia Giovani. Sulle strade di Marco Pantani vedrà in gara 35 squadre, tra cui tre straniere, Zappi Racing Team, AG2R Citroën Under 23 Team e la Nazionale Svizzera, e 11 team Continental italiani. Si prevede complessivamente un gruppo di 200 atleti al via. Date le caratteristiche tecniche del percorso e vista la qualità della partecipazione, a vincere sarà sicuramente un talento del ciclismo che potrà puntare a una brillante carriera tra i professionisti. La partenza è prevista alle 10.50 da Cesenatico, mentre l'arrivo indicativamente tra le 15.20 e le 15.55 a Carpegna. Il percorso sarà caratterizzato da una prima parte completamente pianeggiante fino alla breve ma suggestiva salita della panoramica di Gabicce Monte. La seconda parte del tracciato è leggermente ondulata fino al chilometro 120, quando da Mercatale si inizierà a salire fino al passaggio sotto l'arrivo di Carpegna. Da qui inizierà il circuito finale di 19 km da ripetere due volte, con la salita di 6 km fino ai 1367 metri d'altezza del Monte Carpegna, con pendenza fino al 14%, e la suggestiva discesa molto impegnativa fino a ripassare sull'arrivo per un secondo giro del circuito. Il finale della corsa, insomma, vedrà i corridori transitare in cima al Monte Carpegna per la seconda volta e affrontare poi di nuovo la discesa di 11 km, che terminerà a poco più di un chilometro dal traguardo, dove si tornerà a salire leggermente, con pendenza al 3%, fino alla spianata degli ultimi 300 metri. Allora Marco, che corsa ci dobbiamo aspettare? Sicuramente una corsa importante, soprattutto anche per il nome che porta, e poi comunque tecnicamente io credo che non ci sia una gara come questa in giro per l'Italia, perché due volte il cippo del Monte Carpegna l'hanno fatto solo l'anno scorso alla Tirreno Adriatico, quando ha vinto Pogacar. Di conseguenza avremo un riferimento che saranno i suoi tempi di percorrenza della salita, e questi ragazzi Under 23 Elite che la faranno anche loro, e il primo potremo anche confrontarlo con i suoi tempi. Ecco l'ambiente, l'Under 23, tu organizzi anche il giro Under 23, c'è un possibile seguace o allievo di Marco, qualcuno qui in Italia che potrebbe imitarlo o ha delle buone potenzialità per far comunque bene? Io auguro al ciclismo che ci possa essere uno come Marco, ma
la vedo molto difficile, perché comunque le doti che aveva Marco probabilmente le ha solo uno, che è Pogacar. Vedo come sta correndo, e sta correndo a modo suo, no? Uguale, identico Marco, attacco, è sempre l'attacco e vince. In Italia, ahimè, stiamo vivendo un periodo di crisi appunto sotto l'aspetto ciclistico, non abbiamo per il momento talenti, e speriamo che ogni tanto, facendo qualche gara duro, possa emergere qualche scalatore, perché mancano veramente a questo ciclismo su strada quelli che vanno forti in salita. Questa è la più dura, questo lo possiamo dare per certo. La nostra gara io credo che sia la più dura che c'è quest'anno nel panorama di questa categoria, sicuramente, perché, come dico, la salita si farà sentire, ed è ovvio che tutto si giocherà qua, anche se partirà una fuga dal mare, ma probabilmente verrà riassorbita poco prima dell'inizio della salita. Menghini, che grande fatica, perché quando ci si avvicina con le grandi corse c'è sempre il suo nome, in particolar modo in questo caso perché si ricorda Marco Pantani, e lo si fa con gli Under 23. Bisogna dare ai giovani l'opportunità di fare una bellissima corsa nel terreno più adatto a un grande campione come Marco. Ma hai ragione, quando ci sono questi eventi c'è tanto da lavorare, da preparare, nella speranza che poi la ruota giri bene e tutto vada nel meglio. Certamente questo è stato un grosso impegno, un evento come questo, però così lo avevamo programmato, abbiamo cominciato a lavorarci, prima con la famiglia, poi con i comuni e poi con le regioni, e quindi siamo riusciti a portarla in porto sul piano della fattibilità. Non è stato facile, perché è chiaro che è molto impegnativa, è molto onerosa, e il lavoro è stato tanto, però siamo tutti contenti al punto in cui siamo arrivati, anche perché in conseguenza ovviamente alla corsa, figlia della corsa, c'è anche l'intitolizzazione del mondo, perché sono tutte attività parallele che in qualche modo le lega, le unisce. È stato un grosso gioco di squadra, molto bello. Adesso speriamo che il 23 di aprile sia un'altra bellissima giornata, e che quindi credo che con la partenza di almeno i 200 corridori previsti dalle disposizioni saranno tutti al via, perché attualmente ce ne sono iscritti più di 220, e ci sono 35 squadre di cui 3 straniere, per cui questa è stata una mia grossa scommessa. Però volevo dedicarla a Marco Pantani proprio per la sua semplicità, la sua parte umana, la sua parte così sportiva, un ragazzo che credo che lui a noi ha dato tanto, e probabilmente noi non abbiamo restituito altrettanto a lui quanto meritava. Però sono orgoglioso di poter far correre i giovani sulle strade dove lui per la vita sportiva che lui ha portato avanti, l'ha percorse, ci si è allenato, ma spero che i ragazzi osservino e poi vadano ad esprimere quella grinta che lui aveva, che ci metteva, perché tanto per raggiungere certi risultati tutto parte prima dalla mente. Certo che madre natura ti deve aver dato qualcosa in più, perché diversamente non vai da nessuna parte. Fai come ho fatto io, ho cominciato a fare qualche corsa, poi mi sono accorto che le discese per me erano molto facili perché guidavo bene la bicicletta, ma la salita non era il mio pane, e ho smesso. Quindi io sono certo poi che chi vincerà qua è una gara di 176 km con 3.000 metri di dislivello, quindi certamente anche le squadre che potranno portare solo 5 corridori per ogni squadra, perché sennò non rientriamo nei 200, io parto dal presupposto che porta i 5 migliori che abbia, quindi diventa una gara con tanti ciclisti, credo, di prima linea. Per quanto li riguarda, sicuramente sarà anche più difficile gestire e controllare la corsa, perché essendo solo in 5, voglio dire, no, ci vuole da correre in testa con molta attenzione, e che qualcuno abbia la giornata giusta per dare il colpo di arrivare su in cima alla
alla cima, al passo Marco Pantani, perché ormai è ora di chiamarlo non più Monte Carpegna soltanto, ma in cima al passo Marco Pantani. Ci auguriamo tutti che sia un'altra bella giornata di festa come oggi con il sole, che nulla accada. L'organizzazione credo che sia di primo livello, perché parliamo dell'estragiro con la classe che ha, il direttore di corsa è addirittura il figlio di Mauro Vegni, Fabio Vegni, già direttore di corsa di carattere internazionale di Serie A, per cui ci sono tutte le premesse perché la corsa e l'evento va di tutti bene, però c'è sempre da aspettare al termine per poter dire sì, siamo contenti, è andata bene, dobbiamo pensare all'anno prossimo.